Buonasera. Tocca. Deacusa, grazie del 29. Ciao fra Wild, Tungamer, Sophie, Web Dragon, Jacques, Samuele Pavan, Azareus, Menemanto. Ciao ragazzi. Buonasera, buonasera. C'è una medusa, c'è un tavolino. Vedo che alla fine hai ceduto alle pressioni. Sì, vaffanculo. 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 Stasera sprofondiamo verso i 4-5.000, ragazzi. Stasera ci giochiamo Avalug, Tentacruel, Crocodile. Vabbè, lasciamo aperto. Lasciamo aperto. Voi come state? Che mi dite? Che mi raccontate? Io non ho... Cazzo, non ho mandato... Lo faccio ora... Guarda, lo faccio live. Non ho scritto a mezza gli appuntamenti di Luca Comics. Faccio subito. Così bisogna fare il comment. Allora, così almeno ve li segnate anche voi. Giovedì 31 ottobre, ore 11, tanto arrivate tutti, 11:30, Nintendo, Piazza Bernardini. Venerdì 1 novembre, ore 15, Nintendo con Sidonia, Piazza Bernardini. Eccoci qua. Sabato 2 novembre, ore 15, Nintendo con Luca Ceribelli, signori, ora ve lo posso dire. Piazza Bernardini. Calma. Domenica. Che fai, un Sadonia competitivo? Esatto. Domenica 3 novembre, ore 11:30. Ancora Nintendo con Luca Ceribelli. Mamma mia, pazzesco. Piazza Bernardini. Poi ancora domenica 3 novembre, ore 15:45. Panini con Luca Ceribelli, Sala Laboratori 4. Boh. Questi sono... Ora vi pinno tutto. Comunque, insomma, c'è un botto da fare. Buonasera, Cesar. Tutto bene, sono un po' stanco. Appuntamenti Luca Comics. Sono da Panini, ragazzi, da ospite da Panini con Luca Ceribelli. Ecco, tanto vi pinno tutto. Questi sono quelli, diciamo, per il momento. Poi sono da... Invita Sabaku che li deve sentire parlare con Ceri e Metaverso. Ma penso che parlerebbe soltanto Sabaku per un'ora, quindi cioè, no. E non vedo il senso. Boh. Luca avrà il pad o servizio permanente effettivo come guardia del corpo. No, vabbè, mi sono sbattuto molto per cercare di fargli avere degli spazi su Luca. Chiaramente. Che se ne dia, non voglio essere io l'unica prima donna. È il campione del mondo, cazzo, è la fiera più importante d'Europa, deve, cioè, per il movimento ci sta. Poi chiaro, sono affiancato spesso e volentieri anche per imburrare un po' l'incontro, dato che Luca non è molto abituato a fare meet and greet. Ok, io l'ho intervistato, ha un sacco di cose da dire, ha un'ottima proprietà di linguaggio,
Però è un mondo che chiaramente se non hai collegamenti, non li fai i meet and greet, ok. Invece secondo me è importante che lui li facesse. E quindi abbiamo lavorato tanto a questa cosa, insomma, anche per portarvelo, per farvelo conoscere. Ciao Pardo, molto bello Cugna versione Velino. Sì, ci fa spisciare dalle risate, Edu. Grazie tra lei per il 27. Loccato il team per la GC, no, lo locco dopo la live. Lo locco dopo la live. E niente. Fatemi sistemare un paio di schermate. Imburrare l'incontro, termine tecnico. Esatto. Bellissimo il vlog. Mi fa piacere vi sia piaciuto, ragazzi. Ho lavorato tutta la mattina, ieri dopo cena. Io ti ho detto, a 40 non ci arrivo, però mi fa un caffettino. E accendo pure il luce. Via. L'ora del caffettino. No, vita l'acqua, tradizione. Poi riempire l'acqua. Devo subito, quando torno treno livello 8, Grande Dave! Grazie, grazzino! Dave, fammi capire, io ti faccio lavorare e te regali abbonamenti a me, cioè funziona così. Grazie. Dovete sapere che Dave è uno dei padri putativi della programmazione, l'altro è il coach, del giochino della zecca, la zecca, la Top Cat lì che vi abbiamo fatto live. Grazie mille coach, grazie mille a tutti ragazzi, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. Azzecca la top. La top. Va bene? La top. Eccoci. Allora, giusto per farvi vedere il programma di oggi. Giocheremo sto troiaio qui. Per farvi capire. Ora fra un pochino si comincia, eh? Godiamocela questa attesa della Global Challenge che è domani. Quanti di voi vedo a Lucca Comics? Quanti di voi vedo a Lucca Comics? Venitevele a fare, se chiaramente volete tutti, gli appuntamenti da Nintendo, per dire, perché sono tutti e quattro diversi. Perché una volta sono solo e si fa una robina bellina, un'altra sono con Sidonia e le altre due sono con Ceribelli. Quindi troverete le maglie del merch del Team Acqua al Federic Store, pronte, pronti via, le potete comprare lì. Prepareremo, vi do anche un'anticipazione, un piccolo contest social per chi compra le maglie a Lucca. Ma poi sarà la pagina Instagram del Team Acqua a edulcorarvi su questo. Nonché, se venite con una maglia, anche una maglia vecchia, anche dell'anno scorso, che insomma, io ve la firmo volentieri, c'ho i pennarellini. Ciao Poke Angler, grazie il 23, treno partito. Pardo, prova le capsule dolce gusto Ardenza, è devastante.
C'ho quelle Espresso Roma ora. Ti dico la verità, sì. Anche se le più buone di tutte, qualora dovesse venire una meravigliosa sponsorizzazione, sono quelle Santa Cruz, eh? Ricordiamocelo sempre. Comunque. Buono il caffè, ragazzi. Quanto mi gasa il caffè, oh. Non era un giocatore Santa Cruz, sì, Roque Santa Cruz. Era un difensore del Milan, campione d'Europa peraltro. Vinse la Champions nel 2003, la Champions più bella di sempre per noi milanisti. Il team si può alloccare fino a 23,59. Sì, forse anche qualcosina in più, però sì. Bene, figlioli. Partiamo. Io non ho idea di come si giochi questo team. Grazie Snormic, grazie il 46, grazie mille. Ciao Salvio, grazie mille ragazzi a tutti quelli che ci sostengono con un abbonamento. Grazie. Che di riflesso, ma neanche senza troppo riflesso, ci danno una mano per tenere su la baracca con tutti i suoi progetti e relativi costi. A proposito, dato che non sto riuscendo a trovare sponsor per i regionali, non so cosa fare, nel senso che ormai quest'anno li facciamo tutti e buonanotte. Non so se aprire tipo Patreon e buttarci dentro una categoria magari di sostegno agli internazionali. A me basterebbe raccogliere 1 miliaio di euro regionali, cioè no, no, non cifre. E Doxone! Puoi inquadrare meglio la maglietta che indossi in cam. È di Pampling. Guarda bellina. Jacques Matt, capito? Cioè, bellissimo. È Amaranto. Va bene, dai raga, andiamo a giocare. Vediamo cosa succede. Oggi è veramente dura, eh. Cioè oggi, anche perché il team poi dice, sai, ma scamma, non vedo neanche come. Noi ci proviamo. Team di De Filippo. Sì, il problema è che lo conoscono tutti, esattamente. Quello è un problema. Raga, si fa per fa content. Si finirà a 5 millesimi e ce ne frega nulla. Cioè, voglio dire, fai un GoFundMe. Non lo so, drawing calendar. Ora ci ragiono. Bibri! Dave, lasciamo aperto. Allora, io ragazzi non so perché lo stiamo facendo. Cioè questo, io piglio flash cannon, muore qui.
Ciao Giovanni. Ciao Marvottolo, sì, mi voglio molto male, amico mio. Molto. Allora, ha messo due fisici. Siamo calmi. Buttiamo Ninetales, ci pompiamo la difesa Avalug. Buono. Buono. Sì, Dave, è esattamente come dici te. Poi se un giorno vi va affrontiamo questa cosa insieme, se vi interessa, tra virgolette. Allora, lui è diventato Ice. Quindi non prende un cazzo. Io non potevo saperlo. Leviamo Ninetales qualora lui levasse per mettere Pelipper. Tanto qui mi ci dovrebbe forse arrivare da Airclaw. Non so se avete notato, Ninetales più veloce del suo. Mamma mia, quanto cazzo sono forte! Buono. Buono, buono. Critterà il terzo. Siete pronti? Avalug 1 e crit, sai. Questo è il problema vero. E questo è il problema vero. Allora, grazie Pippo. Mamma mia, Tito. 53 mesi, mai saltato uno. Senti, fanculo. Fammi Flash Cannon, vieni. Fammi Flash Cannon, vieni. Buono. Grazie, Tito. Salutiamo il tavolino. Ah, no, vero. Siamo bastardi. Dimenticavo. Siamo bastardi. Va bene. Calma.
Allora, io, ragazzi, non ho visto male. Noi avevamo, cioè, quando abbiamo switchato Ninetales e Sneasler insieme, ha switchato prima il nostro Ninetales. O sbaglio? Io entrerei di Ninetales. Dai, che se vinco una partita sono a posto per tutta la sera. Siamo specs, eh? Ninetales Sega. Oh! Sono a più tre giovane. Ok, ora è Ambarden, occhio. Attenzione. Ora è Ambarden. Come va il tavolino? Prima partita, una kill abbiamo fatto. E Sesh, perché se Sneasel e Barden. Parararapa. Bella giocata. Ok, ci sta, ma io ora ho un Flamigo. Lo so bene. Dovrei tentare la sculata di Dairclaw. No! Questo non me lo meritavo. Questo non me lo meritavo. Perderemo la partita? Sì. No, ragazzi. Non sono andato su Sneasler perché prima ha fatto Prophet. Se vi domandate perché non sono andato su Sneasler. No, roba da matti. Roba da matti, trocciop. Sneasler senza fake out. Mamma mia, signore. Che ci sta se nel team c'ha ND di maschio e ti giochi quella core lì, eh? Non è niente di sorprendente. Però diciamo che in questo team qua fake out fondamentale. Peccato, ci siamo andati vicini. Abbiamo giocato molto meglio il nostro avversario, scammati da una mossa. Va bene, meglio così. Avessimo vinto subito, no?
Secondo me il turno prima ci stava a doppiare Sneasel a prescindere da Protect o non Protect. Assolutamente sbagliatissimo Necrozma, perché l'unico modo che io ho per perdere la partita è che doppi un Pokémon e che questo protegga, o che lui tiri fuori Trotchop. Delle due cose è molto più probabile che protegga, perché l'ho già visto, e peraltro perché accanto a un Pokémon che fa Tailwind. Quindi avrebbe potuto fare Protect, Tailwind e poi vincere. Quindi sbagliatissimo, ti prendi il rischio che abbia Trotchop, ce l'ha, sti cazzi. Però la giocata mia non è assolutamente sbagliata, nella maniera più assoluta. Espeon. No, fatemi vedere il team, perché io sempre a guardare il team non ho ancora capito cosa sto giocando, ragazzi. Dovete un attimo perdonare. Non so se lo capirò, cosa serve. Cosa si fa con Spice Spam? Crocodile piglia... Boh, vabbè. Crocodile. E poi... Flamigo? Cioè, devo mettere Flamigo? Ti stai dicendo questo? Non mi sembra il caso. Non so che fare, giovani ragazzi. Poi ci mettiamo lui e lui. Vai, a casissimo. Flamigo a Vanguard? No, ovviamente no. No, Flamigo a Tailwind. Domani, raga, vi rifacciamo Team Aqua Plays Grand Challenge con Carmine. Ha cucinato un team Ninetales Arcado. No, Warra fa dentro Torkoal. Necrozma, non ti sei offeso, vero, che ti ho dato la mia... Ma anche se mette Tailwind, turno dopo non può prenderti doppia kill e tu killi Sneasel. Secondo me avevi sempre vinto. No. Come non ti prende sempre doppia kill? E certo che me la prende. Considera che attaccare una doppia Protect e mettere Tailwind è esattamente come non doppiare uno dei due Pokémon. Quindi se ho perso, avrei perso uguale. Solo che da una parte è contemplato che avesse Trotchop. Si può sapere l'aspetto di Crucco? Non lo conosco, non lo so. Andiamo a vedere. Ecco. Madonna delle rose. Questo è più per aumentarsi la speed, ma... È per aumentarsi la speed, Warra. E per farsi il self-hit. Ciao Edino! Ciao Jubs. Cosa sto facendo? Ciao Katox. Ciao Xamer, figurati. UCS Edkin.
Ha fatto edging questa host. Che si è fermato? Cioè, perché si è fermato? Cioè. Chi cazzo è entrato? A Dragonite. Cazzo! Posso prendere Extreme Speed? Merda! Che palle! Dannazione! Però l'altro, ti prego! Come ha fatto a fare 5-3 con sto team? A lista aperta! Un fenomeno! Rolla! Rolla! Te prego, rolla! Rolla! Rolla altissimo, flash cannons! Cannone flash! Da! Dai, cazzo, però! Gianluca! Che fatica vive così. No, queste song sono un po' troppo smence, eh? Boh, figlioli, non so minimamente come uscirne. Questo butta Torkoal, capito? Cioè non... come cazzo vince? Ma dai, ma chi l'avrebbe mai detto? Però se proteggi mi dai una chance, ecco. Guardate Tentacruel, ragazzi! Bravo Tentacruel! Sei fortissimo, cazzo! Muoio! Calma. Siamo calmi. Se Espeon è più lento di Ninetales, o se Tentacruel ha voglia di reggere un Expanding Force, Terra Psico. Non lo so, Rick. Ha una buona difesa speciale, però. Insomma. Sì, assurda. Buonina.
Dai, Tenta Cruel! È il momento di fare la storia, Tenta Cruel! Voi pagate l'abbonamento per questo, ricordatevelo sempre. Team Call, ragazzi. Team Call. Team fortissimo. No, non posso crederci. Io sono fortissimo. Mi sento imbattibile! Fa schiuma, ma non è sapone. È un Tentacruel. Bene così. Bene così. E questa è solo la seconda partita di oggi, Andiamo. Sei solo geloso perché lui cucina meglio. È vero. È giusto così. Vedete, ho solloccato alla gara online, ragazzi. Che gusto. Farò cagare, però. 4.900. Facciamo attenzione, Cioè, ho vinto nel 2024 una partita con Crocodile. Pazzesco. Allora. Qui non... Cioè, qui Avalu fa bene. lo so, è anche un'altra cosa che... Non dico spesso, me ne rendo conto. Però, qui Avalu fa bene. Attenzione. Ciao Jored. Il rental è N8XYG7 oppure Noctowl 8 Xerneas Iveltal Groudon 7. Glitchy City, io ti stimo tantissimo, ma questa devi mettere una playlist di roba in Gaza. Questa roba in Gaza bestia. Questa abbiamo già sentita. Via, abbiamo già sentito. Via. Allora. Via, sparare. Sparare. È il momento di medinarlo. È il momento di medinare questo ragazzo. Te devi sta calmo però, Un'autentica sega. Perfetto. Corviknight non lo battiamo. Cioè, o lo congeli o non lo batti. Che cazzo gli faccio a Corviknight, ragazzi? Cioè, non ho elettroraggio, non ho la Rain. Che cazzo faccio? te stai calmo, non è che puoi rompere i coglioni.
Vabbè. Il problema è... ci blinda, ma noi abbiamo il ciondolo, quindi ce lo puppa. Grazie Stuntman Gian, bentornato. Oggi con Pero parlavamo di fare un'offerta a Medina per venderci la Switch. Potrebbe essere un buon investimento. Lo sapevo. Infatti non ho fatto High Horse. Ho paura di vampata via o comunque anche Willow Wisp. Però me lo può fare anche su Croco, vabbè. Sarà a vedere. Crit? No, oh, che sculo però. La cedro, vabbè. Chiaro. Chiarissimo proprio. La palissiano. Bene, ora abbiamo un vero problema. Questa è una merda, raga. Comunque lui che non calcola Avalug... Cioè, vabbè. Qui stiamo sculando, eh. Qui stiamo sculando un po' troppo, però. In qualche modo lo batteremo. Mamma mia, che forte Avalug. Che tira giù un Pokémon terato, quindi che ha usato la meccanica, quindi che è più forte degli altri, nonostante sia burnato. Guardate, non lo fanno tutti, eh. Non è una cosa che sanno fare tutti i Pokémon, questa qua, eh. Io ve lo dico. No, e ce lo dobbiamo fare dopo. Mi devo anche liberare di Snizzler. Ma perché buttate Snizzler? Proteggete! Ma che botta c'avete? Boiade! C'avete veramente le malattie voi. Vabbè, balliamo. Butto Snizzler e proteggo. Di cosa aveva paura lui? Di cosa poteva avere paura lui? Vabbè. Finita ragazzi, finita. Corviknight. Un problemone per questo team. Hai elettroraggio, ma non hai la Rain. Vabbè. Vediamo se lui fa close combat su Avalug. Direi dovrebbe farlo su Arcanum, però. Insomma, è uno che entra e protegge, quindi magari. E invece no, dai. A questo giro... a questo giro ha fatto una giocata giusta.
No, col fatto che siamo burnati neanche, Azza. Cioè, qui noi, se fossimo Power Herb, lui morto, però conosce il team. E niente. Sì, venerabile. E niente, raga. Giolio, non ti meriti una risposta. Close Combat a più 5 non lo reggo mai, quindi va bene, vaffanculo. Conosceva il team lui. Non l'ho visto, Incineroar. Mi devi perdonare, ma ora mi fa un po' fatica a parlare spagnolo. Tanto arriva da solo lo spagnolo, non ti preoccupare. Appena prendiamo un freeze di bore arriva da solo. Dice, ma mai scammato? Sì, 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 lo ammetto, posso, non c'ho voglia. Por favor, signor. Ora, un attimino. Contenta col sarebbe arrivata meglio. Dillo alta voce, senti che effetto fa sentire riecheggiare nella stanza. Contenta col sarebbe andata meglio. E poi riparliamone. Ok, attenzione. Nils Danlope. Che ha auto-lose da Crocodile, eh? Ricordiamocelo. Non è così. Però, a noi piace pensare. Allora. Pa 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 pa. Come si vince con questo team? Come si vince? A uno abbiamo vinto. Sempre a lamentarci. Ciao sul Celebi, ciao ragazzi. Allora, intanto ti prendi meno uno. E zitto. Su Escadil. Quasi, Blacuns. Ok. E lui va al Sesh. Siamo a 2 su 4, ragazzi. Mamma mia. Switch lanciata. L'ha presa bene, eh? Vabbè. Va bene, va bene. Va bene, va bene. 2-2, eh? Segnate che siamo 2-2 con Tentacruel, ragazzi. Penso sia la tua, eh? Io sono online. Io sono online. Era la mia, però sono online. Questo è il server. Vaffanculo!
Però eravamo in netto vantaggio. Era vinta, ragazzi, dai, 2-2. Netto vantaggio, era vinta, era vinta. In nettissimo vantaggio, ragazzi. Lui era al sesh, levavo croco, rimettevo. Dicevo la Wild War fatta. Avrei fatto body press su Sneasel, lui avrebbe messo Tyranitar lì, morto Tyranitar. Cioè, sarebbe comunque volata la Switch, credetemi. 2-2. Andiamo avanti. A-Town. Ok, il team di Paul Chua. Salute. Battuta che non fa più ridere, dopo un po' me ne rendo conto, però. Sì. Stelvius. Inizia all'università, non riuscirò quasi mai a seguire, ma la sub non si toglie. Un bacio, Stelvius. Grazie. Grazie veramente. Il Flamigo? Un grande amico? Che Tentacruel un po' patisce tutto. No, ferma, ferma. Cambiamo. Meglio. La domanda è cosa non patisce Tentacruel. Giusto. Dai, dai, Kunihiro, non andà malissimo. Quarantotto in velocità. Se io faccio Terra Ghost Close Combat, lui perde Inzi. Dovrebbe togliere Inzi barra Terare. Vediamo un po'. Non lo farà mai. Bellissimo. Verrà giù. Crit perché fondamentale. Siamo a meno un... ma cosa sta succedendo? Ma lanciano le Switch, è la nuova moda? Cioè, è Avalug tutte le volte che attacca. Ma che cazzo? Ma quasi un mese, scemo bug. Oh, ragazzi, io la connessione ce l'ho e va.
Cioè, se no mi staccherebbe live, no? Che cazzo sta succedendo? Comunque anche questa vinta 3-2, eh? Riavviamo la Switch. E mettiamo anche la modalità aereo. Non me la fa mettere. Nemmeno dire mi ha preso il wifi perché ero cablato, avete visto? Ok. Peccato perché, cioè, due partite... Proverai il team di Jamie Boyd? No. L'ho sbriciolato il team di Jamie Boyd. Godo. Avete visto il vlog, raga? Ultimamente commentate poco sotto i video, eh. Prima eravate molto più eloquenti. Dove sto andando io? Sto mettendo un botto a connettersi ai server, eh. Ciao Quarion, grazie del 14. C'è qualcosa ai server, raga. Guardate là. Non un buon segno per la gara online. No, magari stanno sistemando qualcosa per domani. È un po'. O anche attacco a larga scala. I server meta stanno dando problemi anche loro. Perfetto. Ottimo. Ciao ciao Battesput. Secondo me è il... Ciao Dralei, Bono e Sushi. Ciao Babbo. Siamo 4 vittorie, 2 sconfitte, un 32. Però poi...
Sono arrivati i server. Raga, non so che dirvi. No, building, raga, boh, cioè, onesto, non ne ho molta voglia. Ah, oh, che l'hai finita, calma, calma, calma. Ultimo tentativo. Dopodiché votate pure voi. Che fare? O si fa sparkling in giro davvero? Hai un'altra connessione? Perché io con la mia Switch sono on. Sì, ho un'altra connessione, ma se la Switch salta la live. Però non penso di essere... Non è la connessione, perché sono... Grazie, Garians! Garians! No, la connessione sta andando, ragazzi. Con tutto il rispetto. Già fatto, spendi e riaccendi, babbo. Perché ci sono problemi, ref, non hai seguito la live. Ci sono problemi ai server, ci ha cacciato due volte. Perché magari sono server diversi, ref. Stava facendo problemi anche a un altro ragazzo. Ha detto, ah, non sono l'unico. Scusate, provate a entrare in Battlespot. Voi funziona? Cosa si può provare per vedere se... Io volevo provare Tentacruel. Cioè non mi vorrei chiudere live, che palle. Ci ha cacciato da due partite. Chi si fosse appena connesso, ci ha cacciato da due partite. Ora è entrato. Vediamo un po' se ci ributterà fuori. Di sicuro. Niente. No, raga, su server, dai. Vanno e non vanno. No, non ho una VPN, raga. Non me l'ha mai fatta sta robaccia. Aspettiamo un attimo. Che slaggata. Mm.
Vediamo un po'. Aspettiamo due minuti. Nel mentre vi riscrivo e vi ripinno gli appuntamenti di Luca. Grazie Dave! 17 di 80. Grazie Dave. Eccoci qua, raga. Facci vedere come si crea uno scam team su Showdown. Sostanzialmente vi dovrei rivelare il team mio. No. La bolletta telefonica, guardo. Sì, ho pinnato una roba sbagliata. Perché nel momento del premere il pin è scorso sul messaggio sotto. Ecco qua. Ho pinnato la bolletta e la luce, ragazzi. Non male me l'avete detto. No, raga, no. Allora, per fare team build non è una cosa, lo sapete, sono abbastanza metodico. Non si può prendere e cambiare schermata. Ah, beh, 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 beh. Ma sei a Lucca, Trinchi? C'è anche Fios, perdo la testa. No, aspetto qualche minuto, Carpita, ci si fa una chiacchierina. E si guarda un po', ma alle volte sono problemi passeggeri, durano pochi minuti. È raro che succedano, però... Peraltro, se posso triggerare la vostra attenzione, c'è un nuovo membro nel team Acqua. Ma non vi dirò chi è. Ciao Mezza. Cos'è successo in Seafull? Che i server stanno latitando. Io intanto riavvio Ita. Sì, italiano. E sarà il quinto giocatore made in Tarl, peraltro. A dimostrazione che crediamo fortemente nella crescita dei talenti italiani. Vabbè, Katox, direi che ti rifai ad Akihabara poche settimane dopo, eh. Vieni in Giappone, quindi. Grazie, Mezza, ho il comando. Cosa hai scritto? Punto esclamativo Luca, vediamo se lo conosco. Eccolo là! Punto esclamativo Luca, ce l'abbiamo allora! Allora, vediamo un po' se arrivano i server. Ora è entrato dentro tutto liscio. Ora entrava proprio liscissimo. Certo, Madonna delle Rose, cioè, ho messo talk 2 minuti e sono andati via 100 persone. Ma che furia c'avevi? Cioè, se non vedevi proprio l'immagine gameplay in The Pokémon che scamma, non stai male? Se tipo blocca la Switch... Errore di munizione. Niente. Niente. No, non ci vuole. Non ci vuole nei... No, non ci vuole. Io ho speso 80 euro solo di parcheggi. 4 giorni di parcheggi, 80 euro. Oh, Luca. E godo. Allora, l'unica cosa che vi posso proporre è o una chiacchiera sul Teralic,
o una partita di merda a Unite. Basta. Unite caso, non ci giocate, vai. Unite. Ciao 90. Comunque devo capire perché mi lagga tutto. Lagga proprio il computer. Non c'entra, ma lagga. Quando cambio schermata, vedi, va. Vabbè. Unite. Gioco tipo un serio. Dai. Però non andate via, Cristo di Dio, anche se si fa un'altra roba, state con me, si fa due chiacchiere, si charla un pochino, che due coglioni veramente, eh? Fa incazzare, mi fa. Oh. Vediamo se funziona, perché... Ciao Pard, a domani. Grazie Salvio, te sì che sei veramente... Madonna Salvio, se avessi in culo ti caere alla Merolia. Salvio, regala 60 abbonamenti, dai. Si fa gli 80. Dai, su, forza Salvio. E lo so che resti qui. Chiacchieriamo. Va bene. Oggi per pranzo ho provato a fare la besciamella e mi è venuto i grumi. Va bene? Si vede che ci giochi spesso. Mai? Qualche retroscena di Lil che non hai raccontato in blog? Non mi viene a mente niente di particolare. Personaggio preferito di Dragon Ball? Forse Tenzing? Non lo so. Potevi frullarla per togliere i grumi. Cesare! Con sto braccio! Samantha non ho dato! Non mi ha nulla. Ma l'ho messa o il setaccino? Ragazzi. Addio. Che è successo? Cosa sta succedendo? No! Pazzesche! Meraviglioso! Un costume fantastico! Ho proprio voglia di festeggiare Halloween adesso! Oh. Mamma mia! Che maestria! Sì, però piglialo! Ma no, sacco di botte! Un costume veramente fantastico! Ma mai come questo Trevenant! Il cappello un po' McGranit. La livrea. Cazzata nera. Voi ci ridete e ci scherzate, ma se tipo questa roba qui ce la mettessimo sul Pokémon principale, sapete che tutti i giocatori competitivi, cioè, comprerebbero altro che skin, cioè. Quantomeno io prenderei 170 euro... Allora, competitiva, ovviamente. E non vi do il codice, andate a fanculo. Gioco da solo, non vi voglio. Faccio una partita, gioco da solo, eh. Diventa tipo forte. Ma infatti, cioè, dovrebbero mettere le skin, ma avete idea che meraviglia? Allora, io penso che farò il tamarro. Ah, peraltro... Un controller. Non ridete, ma sono un bimbo controller. Ok. Se magari non si spingesse. Ecco, questo è un altro fattore. Potrebbe fare la differenza. Avere un controller. Non si spenge. Signori della Switch. State calmi, ce la farò. Era più lungo. Va bene, sono abituato alle ossa orte. E le so usare anche bene. Andiamo.
Dove vado? In che percorso vado? Sono fortissimo in guide, però. Live più faticosa della storia. Bravo, hai detto bene. Un po' faticosa sta live. Sei pronti? Ah, cazzo, io mi devo anche cambiare di schermata, perché così sono troppo grosso! Frase che non mi dicono spesso. Ecco. Vado bene lì? Aio. Pronti? Via! Fortissimo, ragazzi. No, non vado sotto. Non mi vanno bottoni, bene. Seriamente non mi vanno bottoni. Fava, bisogna prendere qui. Dammi la mano, Bao. Ok, la corsa di là sono sordi, mi piace questa cosa. Bene, bene, bene. No, ma lo so che, cioè, dovrebbe essere meglio andare lì, ma... Comunque non funziona, ve lo dico. Picchiane, picchiane, picchiane! Dai, dai, siamo un due! Senti, ti levi di lì che ci muori, grazie. No, avevo quasi fatto. Beh. Lui ha fornito punti esperienza agli amici. Il controllo è che non funziona, ragazzi. Comunque, come potete vedere, sono i server di Scarlatto e Violetto, perché qui va. Hai intato pardo, non so cosa sia, ma vabbè. No, tiriamo il mucchio e... Mi tiri fuori... L'uccello, yeah! Zitti, zitti, zitti. Che si picchiano tra di loro? Bravo, sono fortissimo. T'ho visto! T'ho visto! Non lo batteremo mai. Ma noi abbiamo un jungler o è a fare i cazzi suoi? Cioè, tipo ora se arrivasse una junglata... Ma figuriamoci. Dai, sono anche tordi, cazzo! Porca troia! Dov'è il jungler? Io se non faccio livello 5 rimango una peta. Renato Spain, lì... Niente, a tutti lui. Oh, via. Ora cominciamo a dire la nostra, ragazzi. Ok, loro sono in 12. Io però c'ho i bai. Sì, anche il jungler, livello 8, va benissimo tutto. Ce la farò a fare una kill oggi? Ovvia. Non si può giocare MOBA con gli amici... Retidio Scilli. Veramente, veramente, non si può, non si può, non si può. Non si può. Cioè, un aiutino servirebbe, capito? Oh, ciao, c'è anche te? Maledetti.
Io più Dio sì, non so che fai, bimbi. Ecco, perfetto. Vai. No, si giocano due. Sono io, i bai, lì, i... Basta, quegli altri sono... Sono a fa' merenda. Vaffanculo, vado sotto. Vediamo se troviamo... Un po' di qui. Non penso, perché... Ci sa, più basi, ci sa. No, è fatta! Boiati. Non mi va il joystick, raga. Non mi va il joystick. Ovvia. Mi drifta, avete visto? Mi drifta. Vabbè, io provo a vedere se magari... Facciamo così, vai. Giusto perché è bellina tirarla. Ok. Ma che stai facendo, Francesco? Non vanno i server. Non vanno lost server. Ah, ma abbiamo anche un Sindres in squadra. Ciao. Arrivato ora te, eh? Madonna, oh! Io non ho ancora schiacciato nulla. Cioè, vedo solo questo. Vabbè, capito. Siamo un 3 ammazza a me. C'ho quello scritto son simpatico io. Allora, se riuscissimo a fa... Il regi... Forse... No, ma non mi dai il controller, raga. No, raga, no. Che cazzo sta succedendo? Sì, è scarico ma connesso con l'USB. No, vabbè, è palesemente... Però se fosse la mia linea non andrebbero live. No raga, c'ho un input lag incredibile, guardate. No, ingiocabile. Ingiocabile. Continua così. C'ho mezzo secondo di input lag. Ciao Karn, grazie ma mi dispiace raga, stasera non vi ho offerto un buon intrattenimento. No, no. Mi dispiace. Server... forse sarà davvero allora un problema mio. Guarda, veramente, mi gira anche i coglioni. So che cazzo sta succedendo, guarda. So. Uso brutale, scena, Unite. Niente, figlioli. Mi gira veramente i coglioni quando succedono queste cose perché... Poi mi spiace, la gente piglia, va via. Cioè, giustamente, ognuno è libero di guardare quello che vuole, ma... Cioè, se c'è un attimo un problema tecnico e c'è da aspettare, boom, droppai 150 spettatori. Grazie, Alelau! Niente. A questo giro si chiude. Mi dispiace, ragazzi, ci ho provato, in tutti i modi. E ci vediamo domani con... con la gara online, come abbiamo fatto lo stesso format che abbiamo fatto l'altra volta. Fa così. Buono! Cioè, buono una sega, malissimo oggi.
Data Rossi. Ciao bimbi, ci vediamo domani. Se non l'avete visto, c'è il blog su YouTube. Ciao.